ci rendiamo conto. Sono una di quelle persone che ha lo spazio tra le cosce, ecco. Che Natale sarebbe senza qualcosa di Tesori d'Oriente? Ciao a tutti ragazzi e ragazze, buon Natale! Oggi sto registrando proprio la mattina di Natale. Fatemi sapere se vi piacciono questi video in cui apriamo i regali perché ve li voglio far vedere. Oggi avevo proprio questa ispirazione e come vedete il primo regalo che ho ricevuto è stato un bell'herpes, grazie a Babbo Natale, cioè proprio io sapevo di averne bisogno, sapevo di avere bisogno di quest'herpes. Nonostante tutto mi sono voluta truccare, ma perché comunque non mi cresce, diciamo, sul labbro, ma bando alle ciance, cominciamo subito, ma vi chiedo di seguirmi se ancora non lo fate cliccando il pulsante che trovate qua sotto e di seguirmi anche su Instagram, dove ci sono talmente tanti contenuti extra che io non ve lo dico che cosa vi state perdendo, davvero non ve lo dico. Quindi andate, correte, ci ammazziamo dalle risate, vi faccio vedere tante cose in più e ovviamente anche su TikTok, anche lì ci sono tante cose extra. E il rossetto che indosso adesso è della mia linea, senza Trucco Cosmetics, è molto natalizio, molto rosso, anche i capelli, l'ho fatti tutti, cioè, lasciamo perdere, ci ho provato. Questa era una cosa di un piacere sapere che tantissimi avete ricevuto le mie tinte labbra sotto l'albero di Natale o le avete regalate. Ho ricevuto davvero tantissime foto, tantissimi messaggi su direct, storie, ne avete taggato, quindi taggatevi perché io me le guardo tutte, non vedo l'ora di vedere tutti i rossetti che sono stati regalati. Le mie tinte labbra le trovate su Amazon, tutti i link sono in descrizione e la spedizione è sempre gratuita. Non vi aspettate regali super particolari o pregiatissimi, collane di diamanti, viaggi alle Bahamas, io sono una persona normale come voi, ma volevo condividere con voi i miei regalini. Primo regalino è una cosa che volevo troppo, che è questo qua, che è il montalatte della Ariete. Perché sostanzialmente io la mattina faccio sempre il cappuccino, chi mi segue lo sa, e spesso è vegetale o addirittura fatto con i pasti sushi, cioè mi piace poi montare la schiuma e mettergliela sopra, ma mi si era rotta la cannuccia, proprio il tubicino della macchina del caffè, che è tipo quella del bar, non funziona più, ma non posso buttare la macchina del caffè, quindi niente cappuccino. Allora, eccolo qua, il mio soccorso è proprio carinissimo perché ha questa linea anni 50, anni 60, dentro lo si apre, stamattina l'ho provato con il latte di soia, però forse lo dovevo mettere già caldo, cioè devo ancora imparare a usarla. E riscalda, cioè proprio era freddo di frigo, me l'ha riscaldato e mi ci ha fatto una schiuma così tanta che poi è uscita, quindi non so quando mi devo fermare ancora, fatemi sapere se voi ce l'avete, come lo utilizzate. È bellissimo, carinissimo, e io a colazione praticamente bevo solo quello, quindi grazie, grazie. Il primo vestito è questo qua, che è molto molto Happy New Year. È stupendo. Dietro è tutto aperto, proprio bellissimo, ha un taglio aderente, paillette dorate che mi piacciono un sacco. L'ho provato e mi sta anche molto bene, mi piace davvero tantissimo. Ovviamente voglio che mi scriviate voi che cosa avete ricevuto, cosa vi piace di più. Poi abbiamo due minigonne, questa è proprio natalizia da Babbo Natale, è un po' corta in realtà. Quindi la devo mettere, l'ho provato, e la devo mettere con un cappottino perché non mi posso chinare, cioè sembrerebbe normale, ma io non sono proprio piatta dietro, quindi si solleva, però mi piace un sacco, mi piace davvero un sacco e ha uno spacchetto di lato. Poi l'altra invece è questa qua con il cinturino ed è... Che cosa è successo al cinturino? Qua. È troppo carina ed è di lana con questa fantasia a quadretti con le linee blu, beige, rosse. È calda, mentre quella è più leggerina. Questa davvero mi piace un sacco, un sacco, un sacco, un sacco. Già la vedo con il maglioncino con l'alto beige di Shein. Stupendo, stupendo, già mi piace. Fatemi sapere se vi piacciono le gonne, io le trovo molto comode e nonostante non abbia un fisico super asciutto, riesco comunque a portarle perché poi le gonne troppo strette, tipo un po' di anni fa si utilizzavano a tubino super strette, non mi consentono di camminare. Sfrego soltanto le cosce e se ho i collant prendo fuoco perché è proprio tipo pietra focaia, no? Se non ho i collant invece mi vengono le piaghe. Non sono una di quelle persone che ha lo spazio tra le cosce. Abbiamo poi un pacchettino di coccinelle, hanno confezioni stupende, meravigliose, e dentro c'è questa pashmina sottilissima di lana, calda e sottile, ed è molto molto carina.
Ma anche così, vedete come fa contrasto con il nero, ma anche con qualcosa di tinta unita colorata, insomma, sopra un cappottino. È molto carina, è molto utile, perché comunque a me non piacciono le sciarpone di lana, a meno che non ci sono meno 2 gradi fuori, perché non mi riesco a muovere, sono troppo pesanti, mi portano troppo caldo, le preferisco un pochettino più sottili. Questi li dovete vedere. Ho ricevuto 2 completini Adidas. Questo è il primo, magliettina verde con scritta nera Adidas, veramente carinissima, e pantalone nero con scritta Adidas qua, bellissimo, stupendo. E adesso passiamo all'altro completino. Uno viene dal Veneto e l'altro qua dalla Sicilia, quindi persone che non si frequentano. Abbiamo magliettina verde Adidas, però l'ho scritta bianca, e anche un altro punto di verde. E poi pantalone nero, ovviamente, con scritta Adidas. No ragazzi, questa cosa mi ha spezzata. Però il pantalone, mentre quello è tinta unita. Questo ha tipo questa sorta di fantasia a righe pallini. Ci rendiamo conto. E allora Filippo mi ha detto: Gaia, secondo te questo che cosa vorrà dire mai? E io glielo ho detto che mi sta benissimo il verde. Cioè, ma è ovvio, è ovvio. Poi ragazzi, altro regalo che mi spezza, perché se non c'è lui non è Natale, e vi dico, anzi vi faccio vedere subito di cosa sto parlando, perché rende meglio a guardarlo che a parlarne. Che Natale sarebbe senza qualcosa di Tesori d'Oriente? Penso che tutta l'umanità ne abbia le tasche piene di questo Tesori d'Oriente, però mi fa felice perché mi fa Natale, cioè non è Natale se non ti arriva qualcosa di Tesori d'Oriente. E avrà fatto il giro del mondo, magari è partita proprio da me questa cosa, sono regali che o si riciclano oppure non lo so, spuntano come i funghi. E questa è Japanese Rituals, che mi fa pure schifo. Io uso le candele, mi piacciono tanto e penso proprio che la utilizzerò. Tra l'altro vi posso dire che le Tesori d'Oriente hanno un profumo molto forte, ma proprio questo non mi piace. Fatemi sapere se piace, però vi giuro che questo non verrà riciclato, non verrà più immesso nel giro losco del mercato nero dei regali di seconda mano. Verrà accesa e consumata. Poi abbiamo questo di Calzedonia. È un bellissimo pantalone di velluto nero, però è tipo con l'elastico, quindi è come un pantalone di tuta nero, però è a zampa. Ancora questo non l'ho provato, quindi lo provo e vediamo come mi sta. Cioè è stupendo, stupendo, aderente al punto giusto sulla coscia. Questa è una M, io sono 1,64 m per 57 kg, porto di solito una 40-42, però di pantaloni quando sono aderenti una 42, perché vi ripeto, non ho le cosce magre, ma sono belle robuste. E mi piace un sacco, poi io faccio questa mossa e cambia colore, è molto bello, invernale, lo posso mettere con un sacco di cose. Mi sta un po' lungo e quindi lo metterò ovviamente con una zeppa, tipo uno stivaletto con la zeppa tipo l'anfibio o con un tacco, e non mi va di accorciarlo perché si perde proprio la forma della zampa di elefante, che dà tanto slancio alla mia gamba. E poi per ultimo ho lasciato uno dei pezzi più belli, cioè in realtà erano questi due più belli secondo me, che è questo maglioncino di Zara della nuova collezione, che è tipo tirolese. È troppo carino, è corto con le maniche a 3/4 e penso proprio di volerlo indossare oggi per andare a pranzo e con questo pantalone di velluto, e già mi sono preparata tutto per abbinare, diciamo, il look col rossetto rosso. Non so se questo lo terrò, è giusto per il video, però insomma sono troppo curiosa di vedere come mi sta. Allora, dire che lo adoro è dire poco, è delizioso. Delizioso, vi posso dire, per non fare spoiler sulla seduta di armocromia, che comunque effettivamente noto che sono colori che mi stanno bene. Fatemi sapere se vi piace, se avete mai visto questi maglioncini da Zara. Zara ultimamente ha un po', oltre ad alzato i prezzi, almeno ha alzato la qualità, cioè è veramente bello, vi posso dire, al tatto. Tutti questi ricami sono stupendi, è tipo tirolese, troppo troppo carino, troppo natalizio, ma allo stesso tempo va bene comunque per tutto l'inverno, non è quel natalizio buon Natale, il bastoncino di zucchero che a me fa impazzire, ma solo fino al 26, dopodiché non lo metto più. Mi piace veramente tantissimo anche con questo pantalone, l'abbinamento è molto bello e molto natalizio. E di questi erano tutti i miei regali di Natale, come vedete. Poi vabbè,
soldi, solite cose. Ma a me piace proprio scartare i regali. Ho quella concezione anni 90 di Kevin McAllister di Mamma ha preso l'aereo che si sveglia scartando i regali. E per me non è Natale se non c'è anche qualcosa di stupido, veramente. Ah, anche il tesoro d'Oriente, però è bello scartare, è bello condividere questo momento di gioia con la famiglia, perché anche se è una delle cose più semplici del mondo, è bello perché ti fa sapere che qualcuno ti ha pensato, no? A me piace un sacco. Ditemi voi che cosa avete ricevuto, che cosa vi è piaciuto di più tra queste. Ovviamente non ho ricevuto diamanti, come vi ripeto. E io spero di avervi fatto compagnia in questa giornata di Natale. Vi mando un bacio grande, vi auguro buone feste e ci vediamo al prossimo video. Ciao!